Anzi, gli stacco l'alimentazione prima. Sac. Questo video è sponsorizzato da UtiSource, un'azienda di distribuzione elettronica con un ampissimo catalogo di materiale elettronico. Per darvi un'idea, cercando EEPROM, abbiamo un'infinità di modelli, anche usati per chi necessita di mantenere l'originalità dei dispositivi. Sono disponibili anche datasheet di alcuni modelli. Questo è il secondo Acer della settimana ritirato per problemi BIOS. Vi faccio vedere, tra l'altro questo qua è ancora una cosa particolare perché praticamente il PC non si avviava e anche dopo aver riscritto l'EEPROM, che ormai non pubblico neanche più come tipo di intervento, visti quanti ne ho già pubblicati, come vedete una volta reinstallato e riflashato il firmware, cioè io adesso ho fatto ripartire e poi ho fatto di nuovo l'update dello stesso medesimo per avere sicuramente la versione scaricata dal sito, e si blocca al 39%. Quindi stesso discorso del che potrebbe essere l'EEPROM danneggiato oppure un blocco di tutto il PC, un freeze, non lo so, molto strano. Comunque vi faccio, adesso lo terrò acceso ancora un po' perché non mi fido a spegnerlo, comunque al massimo si riflescia di nuovo l'EEPROM. A few moments later. Se fosse frizzato invece dopo quasi 10 minuti è passato al 40%, che mi indica con molta probabilità che l'EEPROM è danneggiato. Chi fosse interessato è un A515-52G. One eternity later. E niente, si è fermato al 46%, adesso è già parecchio tempo che è fermo e ora farò quello che tutti sono terrorizzati di fare se il computer è normale, ovvero guardate, tengo schiacciato il tasto e lo spengo, anzi gli stacco l'alimentazione prima, sac, e poi lo spegniamo, Taglialo fino, pezzetto di burro, dopo un minuto, bella la scrocchiarella. Il peggio del peggio. Proviamo a accendere, vediamo se parte. Ho i miei dubbi. Sì, si è rispento il LED. Quindi accensione. Blu. Spento. Andiamo a flashare l'EEPROM. Abbastanza curioso di vedere che cosa fa il lettore EEPROM con questo BIOS. Per capire se il problema di lettura avviene anche sul cioè in fase di lettura, che non sia un problema di trasferimento dati. Due Acer questa settimana con problemi di EEPROM, se anche questo è la stessa cosa. Lo spero sinceramente, perché se fosse un errore di durante la programmazione legato, che ne so, al clock o un rallentamento prestazionale di qualche tipo. Spero ovviamente sia solo l'EEPROM difettoso. Questa cos'è? 25Q128JVSQ SG. No, SQ. Solita procedura, così non cuociamo il connettore batteria.
Era JV, vero? Sì, mi sembra di sì. J come Juventus, eh? Come si diceva da piccoli. La lettura è stata fatta abbastanza velocemente. Tutti i valori FF. Vabbè. In realtà qualcosina c'è. Però ho già dato un'occhiata e non c'è il codice seriale di Windows. Allora, in casa ho solo una XM, una QH128. Però dando un'occhiata sul datasheet siamo a posto a 3,3 volt, stesso pinout 1 e 2, quindi andiamo a sostituire Winbond con l'NXM, ok? Ok, speriamo bene. Perfetto, vediamo. Prima, anche mettendo la cosa d'alluminio, si è un po' rovinato qua il connettore batteria, quindi mettiamo il Krypton tape. Speriamo bene. Allora, l'1 è contrassegnato qua in basso a destra, qui. Quindi andiamo a piazzare l'integrato. Fatto molto rapido, non state a angosciarvi troppo per le saldature. Facciamo la prova. Alimentazione, accensione, vediamo se abbiamo il logo. Diamogli un po' di tempo perché come al solito non abbiamo le batterie connesse. 630 mAh. Allora, ho staccato l'alimentazione, ho riattaccata. No, no, no. Proviamo a spegnere, proviamo a riaccendere. Sì, e adesso va. Andiamo a riattaccare la batteria. Ma no, non ho fatto niente, si è autoconnesso. Ciao. No, chiudi pure, grazie. Vediamo la batteria se va. Speriamo. Sì? Grande. Ok. Perché sì che questo ha l'account Microsoft, mi sembra, quindi rimarrà attivato lo stesso anche senza il codice, però quando dovrà reinstallare la licenza non c'è. Pizzetta. Un bici, no? Che è già uscito di disattivarlo. Non disco. Non provato. Non penso comunque. Non penso sia facile eludere Microsoft. Se non è impossibile. Quindi chi è la nuova persona sfortunata che aveva tutto criptato e non lo sapeva? Minchia. E ho trovato proprio la cosa peggiore da cercare. Il problema è che da risolvere. Secondo il domain controller, che è quello di Microsoft, che è tutto aziendale, non risulta il sotto BitLocker. Perché è una di quelle chiavi standard. Le famose chiavi standard BitLocker. Quello che abbiamo fatto un'infinità di quelle standard. Esatto. C'è comunque sulla Sergey c'è qualche tipo di tool per i BitLocker. Magari hanno già tutti i loro database già fatti e tentano la lettura. Le standard, dici. Che le abbiano già tutte incorporate. Non ho mai provato. Anch'io.
Accetto. Pezzi miei. Diamo l'assorbimento. È buono, sì, infatti. Caricamento. Yes. Yes, sir. Tramper, porca mignota. Sento un rumore strano comunque. C'è qualcosa di strano comunque. È quel rumore che dicevo. Tu ti sentiresti? Tipo va a vedere quel portatile lì. E dice che è bruciato. Fulminato. Ma chi? Il cliente. Ma quello del BitLocker? Sì. Perché se il computer riparte, causa temporanea, se il beagle si è bruciato, della persona stretta a qualche parte. Via Ethernet? Vabbè, si vede, tanto si vede quanti danni ci sono. Tanto si vede a occhio. È una cosa super sofisticata. Non so, un cazzo di HP. E Lightbook. Come al solito sarà il più figo che esiste sulla faccia della Terra.